Questo Branco sembra un'ottima gente. Addestrato nell'esercito, medaglia al valore durante la guerra sulle stazioni No, orbitanti. grazie. Gli ex militari soffrono tutti di qualche cazzo di sindrome post-traumatica. Problemi con i militari? Eppure sembri anche tu un patito delle armi, altrimenti non andresti in giro con due revolver. Guarda che io ne porto due solo per sicurezza. Per sicurezza? Metti una sinci più vada persa? Come con l'accendino. Come per qualsiasi cosa. È una specie di fissa. Io porto tutto doppio. Tranne che per il giubbotto antiproiettile. Troppo peso, io vado veloce. Peccato che non posso portarti dietro un altro cervello. Guarda un po' questa scheda. Se cercassimo una pin-up, sarebbe perfetta. Spiritosa. Ti ricordo che a me non mi freghi. Ah già, tu leggi la mente. Dai un'occhiata a questa scheda. È una tosta. L'hai letta? Credevo che avessi visto solo le enormi tette che sfodera nelle foto. Sei davvero un pozzo di simpatia. Mi adeguo qui intorno. Qui c'è un certo Brian Sephiroth, del Distretto 2. Sembra proprio che faccia il caso nostro. Non lo voglio in squadra, uno che si chiama così. Basta. Accendi questo rotame e andiamo un po' di pattuglia. Come vuole lei, capo. Ehi! Eccoli, sono arrivati. Ciao. Che facevate di bello? Niente di che. Tuo fratello mi raccontava di Nightcrawl. Strano, eh? Tu non stacchi mai. No. Veramente è colpa mia. Mi sono fatta prendere dalla storia e mi stavo facendo raccontare tutto. L'accoppiata Victoria-Dennis è irresistibile. Ma ancora quindi non t'hanno raccontato il meglio? Cioè? Naturalmente di quando il sottoscritto e Maria si sono uniti al gruppo. Ma allora è una moda quella di giocare a schede coperte. Ma l'ultima volta è stato forte. Uno spettacolo. Se l'ho fatto un vaso lo faccio anch'io. Così nessuno dei due sa niente dell'altro. Sì, sarà divertente. Per me. Lo vedremo. Il fatto che siamo amici da una vita non ti farà avere sconti. Maria e Tommaso, la vostra scena iniziale si svolgerà in un locale su Main Street chiamato Black Hole. Si tratta di un localaccio di strip, gestito da un cinese di nome Chang. È abbastanza conosciuto in città e sebbene così all'apparenza sembra un normalissimo posto, tutti sanno cosa si svolge all'interno dei suoi privé. Look into my eyes, don't you see? Another drink? Look into my eyes, don't you see? Another drink? The night is young. Ehi, culetto d'oro, com'è che ti chiami? Natalie, ma puoi chiamarmi come vuoi, straniero. Vedo che sai come mettere un uomo a suo agio. È tanto che lavori qui? Non molto, tesoro. E tu è da tanto che vieni qui? Veramente sono in città da pochi giorni. Ma ora che ti ho vista credo che capiterò più spesso, sai. E tu sei sempre qui, vero? Oppure ve ne andate e ne arrivano delle nuove? Può anche darsi. Vedo che conosci bene questo ambiente. Ne hai viste molte di ragazze come me, meglio di me. Quante domande. Quante poche risposte. Forse è il caso di smettere di parlare, no? Hai in mente qualcosa di meglio, cowboy? Oh, un sacco di belle cose, bambina. Dannazione! Chang, ma che diavolo sta succedendo? Non si preoccupi, Mr. Carlos. Sono quei bastardi dei Lannister. Sono venuti a vendicarsi per settimana scorsa. Ma se trovo chi ha fatto la soffiata, Lannister. Non si preoccupi, lasci perdere. Trovi un riparo, un posto. Il locale non rimborsa i morti ammazzati. Fanculo. Un attimo, Master. Ho un appunto da consegnarle.
anch'io. Ho notato. Bene, bene. Adesso però lasciamo perdere voi per un attimo e torniamo da Vic e Dennis, che stanno pattugliando la città in macchina. Riallacciamo i loro personaggi alla vostra storia. Attenzione, abbiamo un 246 in Main Street, all'altezza del locale Black Hole. Richiediamo intervento immediato a tutte le unità in zona. Consigliamo estrema cautela. Tocca a noi. Qui 3W la 51, procediamo sul posto. Woo! Quanto mi piace questo lavoro. Bene. Mentre Victoria e Dennis arrivano sul luogo, vediamo intanto cosa succede a Natalie e Carlos all'interno del locale. Grazie ai vostri biglietti so quali sono gli obiettivi. Vediamo di raggiungerli. Presto, dobbiamo distruggere i documenti. E voi che ci fate qui? Polizia! Ecco, mi hai rovinato tutta la scena. Io, piuttosto te. Ok, ok, è stato esilarante. Certo che se il buongiorno si vede dal mattino, questa campagna sarà favolosa. Ma si può sapere chi sei in realtà? Detective Mary Sweet, dell'antimmigrazione, distretto 11. Detective Thomas Magnum, della Buon Costume, distretto 6. La cooperazione fra distretti non è proprio il punto forte di Gamma City. No, direi proprio di no. Ah, le guardie del corpo di Chang stanno per spararvi. Cosa fate? Quanta iniziativa hanno? 9. 11, spara a quella a destra. 12, spara a quella di sinistra. Ottimo. Avete ucciso tutti e due prima che aprissero il fuoco su di voi. Finalmente ho trovato quello che cercavo. Scordatelo! Vuoi ancora mettermi i bastoni fra le ruote? Dovrei chiederti la stessa cosa. Questa indagine è mia. Senti, Bellina, mi sono fatto il culo per arrivare a questi documenti. Allora, grazie. Perché non te ne vai a fanculo? Accidenti, che situazione! Sì, c'era un gran casino. Diciamo che se l'erano creati da soli, eh. Però io l'ho un po' ravvivato. Ma poi Vittoria e Dennis sono arrivati. Sì, siamo arrivati poco dopo. E poi ci siamo buttati nel mucchio. Mi ricordo che si creò un bel macello. Perché oltre ai Neoskin e agli uomini di Chang che si sparavano, c'erano anche tutte le ballerine del locale in preda al panico. Un caos totale. È vero, è stata proprio una sessione complicata. Era un continuo tiro di dadi per sparare e ripararsi. La sezione tecnica me la potete anche risparmiare. Eretica. Comunque i ragazzi si sono comportati bene. Diversi Neoskin morirono, altri furono arrestati. I più fortunati riuscirono a scappare. Arrivarono anche rinforzi della polizia. Tutta l'area fu transennata, anche perché stava arrivando la stampa. Sì, ma è lì che i vostri personaggi si sono conosciuti, no? Sì. Diciamo che tutta la situazione è stata messa su per unire i giocatori in uno scopo comune. È una cosa che accade spesso nel gioco di ruolo. Un gruppo unito è più gestibile rispetto a singoli giocatori. Già. È lì che nacque tutto. Che cosa ne facciamo di questo? Ma portala al distretto più vicino, se le litigheranno l'antimmigrazione e la Buon Costume. Tutto ok? Sì. Un bel casino là dentro, eh? Puoi dirlo forte. Sì, lo dico forte. J.J. Warwick, giornalista, buonasera detective. Mi sapete dire qualcosa della sparatoria? Se voi eravate già presenti, se il locale era già sotto indagine, perché la chiamano Chang il cinese? Ma va a fanculo, vai! Ok, grazie.
E a te chi ti ha fatto entrare? Agenti, portatelo via. Qualche risposta, che cazzo vi costa? Per favore, vi prego, sto facendo il mio lavoro io. A proposito di nomi, come si chiamavano quei due pazzi? Ma chi? Il pappone e mischiappe d'oro? Due infiltrati? Sì, proprio loro. Sono stati dei grandi là dentro. Penso che abbiate qualcosa da dirvi. Thomas, Mary, che ne dite di unirvi a noi? Capitano Morrison vi dà il suo benestare. Signori, benvenuti nel Crash Team. Successo nella prima campagna? Sì, più o meno. Stasera non molto intenso. Fai conto, questi sono solo aneddoti di gruppo, eh? Poi ogni giocatore ha avuto le sue esperienze personali. È molto importante nel gioco di ruolo caratterizzare i personaggi, che la storia ne guadagna molto. Maria, ti ricordi quando Mary ha conosciuto Sandy? Il povero Jack Ryan. Ma tu chi cazzo sei? Che ci fai in casa mia? Jack, no! Bastardo, togli le mani di dosso! Oh!
Tranquilla, adesso non ti farà più del male. Grazie. Come ti chiami? Sandy. Io sono Mary. Io ti ammazzo, puttana. Sono un poliziotto, idiota. Non mi importa chi diavolo sei. Hai scelto la casa sbagliata. Stai lontana. Fortunatamente no. Il bastardo resterà a KO solo per un po'. Sei forte, ragazza. Hai avuto coraggio. Cosa? Ho detto che hai avuto coraggio. E adesso non dovrai più preoccuparti di lui. Ok? Ok. Incontro pesante. Ma personalmente odio la violenza contro le donne e quindi anche Mary ne è condizionata. Il nostro Jack sarà finito in qualche cella con un bestione super dotato che si rivolgerà a lui chiamandolo Molly. Può essere. Ma come mai hai deciso di far diventare il tuo personaggio omosessuale? Beh, una motivazione precisa non c'è. Mi piaceva l'idea di dare qualcosa di dolce a questo personaggio che è così impenetrabile. Affiancarla ad un uomo l'avrebbe resa solo più dura, quindi ho pensato che una donna sarebbe stato l'ideale. Poi il master ha dato il suo consenso. Sì, era una bella idea. Avevo proposto anche a Thomas di fare outing, ma non ha accettato. Non rispondo a certe provocazioni. Te la racconto io una bella storia, Eli. Oh no, ancora la storia della pistola. Silenzio! Ora ti racconto di come il mitico è venuto coraggiosamente in possesso della sua leggendaria arma. Devi sapere che per sfiga mia o dei miei dadi la mia pistola automatica continuava ad incepparsi. Decisi quindi di acquistare un nuovo revolver. E se vuoi un nuovo revolver, a Gamma City non puoi non andare al negozio dei pegni di Dimitri. Dimitri? Sì, era tanto che sognavo di dar vita a un personaggio che parlasse come il russo di Armageddon. No, ti ho detto di no. Insomma, Magnum, cos'è che tu cerchi? Ancora. Un revolver, ti ho detto, un revolver, ma non una cosa qualsiasi. Una cosa figa. Figa? Cosa c'entra figa? Tu venuto nel posto sbagliato. Io qui ho armi. Se tu volere donnina, vai da Chang in Main Street. Ci sono già stato. Comunque, avrai pure qualcosa che fa per me in quel magazzino di roba che tieni là sotto. Magazzino non è più. In che senso? Magazzino è andato, è esploso come boom boom. Che cosa? Ma quando? Tutta colpa di tuoi amici stronzi di polizia. Credevi di essere l'unico con distintivo a venire qua. Effettivamente sì. Pensavo avessi ben altra clientela. Qui oggi è tutto gran macello, sbirri e delinquenti tutti uguali. Questi qua vogliono sparare a quelli là, quelli di là vogliono sparare a questi di qua. E tutto esplode, tutto. E stavolta, porca troica, stavolta esplode il magazzino di Dimitri. E quando sarebbe successo? Settimana scorsa, tuoi colleghi venuti qua per rifornimento speciale alle roccaccia per escursioni esterne. Io porto loro sotto. Ma raccomando, non toccare niente, ma loro vogliono fare cowboy! Loro tocca tutto, ho toccato missile Katyusha! Deve esserti costato parecchio. Tu ride,
Non ho visto! Tu ride! Sì, sì, tu ride! Tu pensa che Dimitri abbia assicurazione per queste cose! Io molto incazzato. Io perde clienti! A proposito, di a tua amica che Dimitri non tratta più esplosivi. Riferirò. Allora, per questa pistola. Tu quanta cometa hai? Quanti soldi? Meno di quanto speri. Niet problem. Dimitri è quello che tu cerca. Dimitri accontenta tutta sua affezionata clientela poliziotta. Ecco qua! Mi prendi per il culo? Perché? Questa arma, come dici tu, figa! Figa. Figa, sì, è proprio così. Figa. Con questa tu spari a tutti i cattivi di Gamma City. Senza contare che è pesante e buono, perché se scarica, tu lancia come pietra. Cazzo, Dimitri, ma c'è scritto ammazza negri sulla canna. Ma di chi era questa pistola? Io non so, però posso assicurare che uccide anche bianchi, senza problemi. È scritto pure male. Motivo per cui costare poco. Ok, la prendo. Sbirro. Dai, Billy, tocca a te. Spunk, devi chiamarmi Spunk. Adesso sono uno di voi. Sì, Billy. Scusate se vi interrompo. Volete qualcosa? Sì, poliziotto. Abbiamo un messaggio da riferirti. Ma sei sicuro? Sì, tu sei il detective... Sei Thomas Magnum, non è vero? Sì, sono io. E che cosa vorrebbero i New Warriors da me? Ma come fa a sapere chi? Il nostro capo vuole parlare con il Crash Team. E per cosa? Questo adesso non ha importanza. Vi aspetta al nostro quartier generale. E se non accettiamo l'invito? Diel ha detto... è per il bene di tutti.